Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa di tutte le principali attività relative al Consiglio regionale. Una puntata, questa interamente dedicata alle celebrazioni per la festa della Toscana su tutto il territorio regionale, ma in particolare a Firenze e a Cascina. Iniziamo proprio dalle celebrazioni nel capoluogo toscano. È una vita molto molto dura perché non hai veramente libertà di dare un pizzicotto sul sedere a tuo marito, perché sai che comunque due persone sono lì sempre fisse a guardarti. Quindi, a parte questa, diciamo, cose della quotidianità, è dura sapere che pende sulla tua testa sempre il pericolo che ti possa accadere qualcosa. Però ho imparato a vivere, no, come se fosse l'ultimo giorno. Quando me lo ripetevo non lo capivo 20 anni fa, adesso lo capisco, e quindi ho imparato ad apprezzare tante piccole cose che magari non ho più, e quando mi capitano le assaporo con gusto. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà e l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca, quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini, no? I vaccini hanno avuto bisogno di diverse prospettive, anche della concorrenza di diverse tecnologie e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni, la ricerca non va avanti. Indicare la strada attraverso degli esempi, quelli di due donne, Maria Chiara Carrozza e Federica Angeli. La Toscana si è schierata ancora una volta dalla parte dei diritti, scegliendo il tema della libertà di parola per celebrare l'anniversario dell'abolizione della pena di morte del Granducato del lontano 1786. Una libertà, quella garantita in Italia dall'articolo 21 della nostra Costituzione, troppo spesso dimenticata. Nel mondo purtroppo la libertà di espressione è negata in troppe parti e la Toscana vogliamo mandare un messaggio forte. La Toscana è sempre stata una terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, e ai ragazzi, alle ragazze più giovani il messaggio è quello di non essere mai indifferenti, di essere sempre attenti a quello che capita anche nelle parti più lontane. Penso a quello che sta accadendo in Iran purtroppo in questi mesi, penso alla terribile guerra in Ucraina, penso alle tante violenze che in tanti paesi del mondo ancora troppe donne subiscono. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, ed è bello oggi farlo insieme a tanti amministratori locali, a tanti sindaci, ai gonfaloni dei nostri comuni. La Toscana è una terra che cammina insieme, è una terra di diritti, è una terra di opportunità, è una terra che non si è mai voltata e mai si volterà dall'altra parte per lasciare il mondo sempre un pochino migliore. Non solo l'Iran, Ucraina, poco prima l'Afghanistan. La Toscana ha mandato messaggi di solidarietà a tutte le popolazioni che stanno combattendo per i propri diritti. La seduta solenne si è aperta con la lettura della lettera inviata da Liliana Segre, senatrice che ha sottolineato l'importanza della tutela della libertà di espressione. Sì, quello che sta avvenendo al di fuori dei nostri confini, a volte anche nei nostri confini, è sicuramente una compressione, una mancanza di libertà nella possibilità di esprimersi. Lo vediamo in molte parti del mondo, una fra tutte quella che riguarda la ribellione delle donne, che poi è diventata e sta diventando una ribellione più generalizzata in Iran. Vediamo alcune nazionali calcio ai mondiali del Qatar che stanno manifestando, come dire, un dissenso per denunciare l'oppressione nella libertà di espressione, e non solo, che ci sono in alcuni stati nel mondo. Ecco, che dalla Toscana, antica terra di diritti civili, si levi una voce
in questo senso, che richiami l'attenzione nazionale e internazionale, credo che sia importante. Quindi aver dedicato la festa della Toscana con riferimento all'articolo 21 della nostra Costituzione e richiamare allo svolgimento di un ruolo in tutti i contesti nazionali, internazionali, da parte nostra, perché la libertà di espressione sia un diritto di tutti, credo che sia una scelta molto importante e molto azzeccata. Un momento sicuramente di grande riflessione attorno a questo tema a cui quest'anno è dedicata, cioè la libertà di espressione, la libertà di opinioni. Bellissimi interventi, toccante quello della giornalista Angeli, che vive sulla propria pelle cosa significa testimoniare la legalità in una zona drammatica come quella di Ostia. Fa riflettere una cosa però, e ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica, perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farsi portatori di diritti. Magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti, lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar, che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Quindi ogni tanto un po' meno di ipocrisia da chi muove il mondo dello show business, dell'economia e anche dello sport, perché lo sport è portatore di grandi ideali, e quando lo sport china la testa di fronte all'economia, ai soldi e al dio denaro, si perde una bella fetta. Ancora una giornata importante per la Toscana, che rinnova la sua festa parlando dell'articolo 21 della Costituzione. Libertà d'espressione ci fa capire che quando questa libertà non c'è, ci manca, è un po' come l'aria, e questo è il punto fondamentale. Ma un altro aspetto che dobbiamo assolutamente chiarire è che quando i nostri padri costituenti hanno pensato a questo articolo, sicuramente hanno pensato anche a come i cittadini, coloro che poi vanno a leggere i giornali, la stampa, vanno a sentire proprio quelle espressioni che molto spesso non ci aggradano o sono espressioni anche forti che vanno poi al di là e sul limite anche, lo vediamo oggi sui social, delle offese, tutto è permesso. Questa è una libertà però importante, quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole, anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo, è il senso critico. Sono dei messaggi importanti che mandano due donne, e soprattutto il chiaro riferimento all'articolo 21 che è stato fatto quest'anno ci riporta ancora di più all'esperienza di Federica Angeli e alla sua lotta contro la criminalità che ha sostenuto grazie anche al giornalismo, grazie alla sua attività. Allora in questo momento in cui ci viene chiesto di essere concreti nella azione di sostegno verso la verità e verso la libertà di poter dichiarare come stanno davvero le cose, non dire le mezze verità di cui invece ha parlato la giornalista, ricordiamo Jamal Khashoggi, che è morto per contrastare un governo, che è morto per contrastare un governo che è democratico a veramente poco. Ricordiamo Daphne Caruana Galizia, che è morta per contrastare la corruzione del suo paese, e Julian Assange, che ancora oggi è privo della sua libertà per cercare di dare al mondo quelle verità, quelle alcuni passaggi di una verità che oggi sono nascosti. Ecco, ricordiamo tutti questi giornalisti, perché è con il loro coraggio che oggi il mondo può conoscere meglio come vanno le cose, e soprattutto che si tutela la libertà di giornalismo e di stampa. Una tela di diritti, una tela di libertà, una storia che viene da lontano. Senza sospetti, diciamo, oltre due secoli fa la Toscana è stata il primo stato al mondo ad abolire non soltanto la pena di morte ma anche la tortura, e purtroppo oggi questi due aspetti sono troppo attuali. Se pensiamo alla battaglia di libertà che stanno facendo le donne in Iran, ragazze e ragazzi che lottano, combattono per la propria libertà di espressione, dalla Toscana deve partire un messaggio di vicinanza, di sostegno per la libertà dell'espressione di queste persone che vogliono ovviamente manifestare e stare in un concetto di tutela dei propri diritti. La Toscana è stata in grado di innovare alla fine del 1700, oggi vediamo che il mondo ancora è fermo ad oltre due secoli fa, quindi per questo ricordare quello
quello che noi abbiamo conquistato credo che sia sempre più attuale in un momento così delicato a livello mondiale. Abbiamo sentito da Federica Angeli quanto coraggio ci voglia per vincere l'omertà, anche quella che si annida dentro ciascuno di noi e che ci fa pensare alle nostre priorità essenziali, ai nostri figli, ai nostri affetti. E poi i temi fondamentali, ciò che impedisce la libertà ed è la piena padronanza delle idee, l'importanza della conoscenza e della formazione per poter essere liberi. Noi non smettiamo mai di ricordarlo, soprattutto ai toscani e alle toscane più giovani e da qui a tutti i nostri concittadini italiani, perché appunto rispetto per le voci vicino a noi anche di dissenso e conoscenza, approfondimento, formazione e studio sono gli elementi di un'espressione di cittadinanza davvero libera ed è bello che la festa della Toscana avvenga indicando queste due grandi vie per poter essere meglio comunità e territorio che cresce, che guarda al futuro e che cerca di custodire un capitale di relazioni di cittadinanza importanti per ciascuno di noi. Siamo stati i primi al mondo ad aver abolito la pena di morte e dobbiamo ancora batterci perché vi sia concretezza anche nell'attuazione davvero di disposizioni come l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di espressione. Quanto è bella la nostra Costituzione, quanto dobbiamo impegnarci per dare vita concreta. La Toscana è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista dei diritti e sempre dovrà esserla. Un altro grande esempio è quello del legame con le amministrazioni locali e qui sono felice di aver dato il mio contributo affinché venisse data la spilla con il Pegaso, il nostro Pegaso, ai sindaci della Toscana. Un ulteriore collegamento tra la regione e le amministrazioni locali. Credo che si possa fare decisamente molto con un lavoro di squadra, con la sinergia giusta. Dunque, 30 novembre 1786, la data della festa della Toscana, anche perché è stata la prima regione al mondo ad abolire la pena di morte. Proprio in questo senso, l'edizione 2022 della festa della Toscana è stata contraddistinta dal tema della libertà d'espressione, libertà d'espressione che ha contraddistinto anche lo spettacolo conclusivo che si è tenuto a Cascina. Comincia così, all'insegna dei diritti e delle libertà, la serata conclusiva della Festa della Toscana nel Teatro Politeama di Cascina. Sul palco si sono esibiti attori e cantanti in un connubio che aveva il filo rosso della riflessione universale su temi quanto mai di attualità. Monologhi e canzoni, facce diverse di un prisma unico, quello piantato dal Granduca Pietro Leopoldo nel 1786 quando, primo stato al mondo, il Granducato abolì la pena capitale. La libertà è qualcosa che va alimentata, non va data per scontata e possiamo avere concezioni diverse, dobbiamo capire dove differiscono e dove sono simili e capire come fare in modo che la libertà sia condivisa. Quindi non sia un isolamento dagli altri, ma sia una partecipazione. Gli attori hanno moltissimi difetti, però sono molto bravi nell'empatia, nel mettersi nei panni degli altri. E allora direi che la libertà inizia innanzitutto dall'ascolto, dal capire chi ho di fronte, accoglierlo, interiorizzarlo e rispettarlo. Canto in questa veglia, pacificami il cuore. È davvero tutto per la puntata speciale della Voce del Consiglio dedicata alle celebrazioni della Festa della Toscana su tutto il territorio regionale. L'appuntamento è ovviamente per la prossima puntata della Voce del Consiglio, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.